sabato alle 20:30 dalla terra al mare. Della trasmissione Dalla Terra al Mare, oggi siamo a Lanciano. Vogliamo farvi vivere una delle manifestazioni più sentite dai lancianesi ed è quella del dono alla Madonna, che rappresenta sicuramente un momento importante nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Ponte, le famose feste del settembre lancianese. Che cosa avviene l'8 settembre? Avviene che da tutte le contrade arrivano nel centro della città con carri allestiti, riproducenti antiche scene di vita contadina, e con i prodotti della terra arrivano per fare appunto questo dono alla Madonna. E qui siamo con tanti contradaioli. Da quanto tempo che lei partecipa al dono? Da quando sono nato, quasi. Da quando è nato? E tu? Io da quando ero bambina, ma da pochi anni abbiamo ricominciato attivamente con questa tradizione che portiamo nel cuore. Viva la Madonna! E Massimiliano, da quanto tempo? Questo è il primo anno per me, sono una matricola. Anche te? Io sono lancianese adottivo, sono di Crecchio, ma mi trovo benissimo con i miei amici. Ci sono anche tanti giovani, lei da quanti anni? Da una ventina d'anni. Da una ventina d'anni, ovviamente anche lei partecipa, ha degli orecchini poi bellissimi. Grazie. Allora, abbiamo detto che adesso andiamo a vedere questa sfilata dei donativi e vogliamo concludere con una delle frasi molto usate quando si parla del dono di Lanciano, delle frasi tratte da una famosa poesia. Massimiliano, qual è questa frase? Entra a Lanciano, a botte de tamore e de campane, lu dona la Madonna! La sfilata dei donativi viene preparata con grande fermento nelle contrade. Creatività ed ingegno portano alla realizzazione dei carri, dove si riportano dei momenti della vita contadina. Pietro Bomba ha organizzato il dono quest'anno, sempre nell'ambito del comitato Settembre Lancianese. Ecco, tanta partecipazione dalle contrade. Sì, c'è stato un duro lavoro perché in realtà si stava perdendo un po' questa tradizione. Allora sono dovuto intervenire in molte contrade per farle partecipare quasi tutte e hanno risposto veramente in tanti. Penso che qua dovremmo sfilare più di 1.000-1.500 persone. Quindi una grande risposta, hanno allestito dei carri bellissimi. Sì, perfetto, hanno lavorato tanto e in realtà siamo riusciti a ricreare quel rapporto tra la città e le contrade. Quindi praticamente questo ha portato pure a far venire anche tantissimi giovani, bambini, che poi saranno il futuro anche della tradizione. Certo.
abbiamo rivisto le donne. Quest'anno la sfilata è partita dal Parco delle Rose, ha quindi attraversato Corso Trento e Trieste per terminare in Piazza Plebiscito dinanzi alla cattedrale. Sindaco Filippo Paolini, beh, anche lei è attaccato a questa tradizione. Beh, certamente, sono nato in mezzo al Dono, perché ho sempre abitato sopra per il corso e adesso lo ricordavo con alcuni amici, i doni degli anni 60, quando venivano con quelle targhe piene di fogli da 10.000 appesi. Insomma, ci sono foto poi che ricordano questa bellissima tradizione. Ricordo sempre a tutti gli amici, l'ho fatto anche quest'anno, che le feste vengono fatte in onore della Madonna del Ponte e questo è uno dei momenti più alti, è proprio questo del dono alla Madonna del Ponte. Difatti in quasi tutti i carri c'è questa effigie della Madonna. Eh beh sì, certamente, la nostra protettrice, il nostro riferimento, è a lei che dedichiamo tutto. Il giorno dell'8 settembre, giorno della Natività della Vergine, si ripete da anni questo gesto di devozione e fede che col tempo si è arricchito di danze, folklore. Come tradizione vuole, il dono si svolge al mattino e già molto presto si sentono i motori dei carri e i suoni delle dubbotte che riempiono la città. Ed ecco anche un piccolo dono che sarà venduto, perché poi i donativi vengono venduti e il ricavato va alla Madonna. Sì, questo? Questo è un piccolo pensiero fatto da noi della famiglia e ho messo una dedica in ricordo del mio papà, che gli piaceva questa manifestazione dedicata alla Madonna del Ponte. Certo, sì. E come tradizione vuole non mancano le conche piene di fiori e guardiamo questa signora che porta che ci sta intorno a questo cesto? Peperoni, corno da crapa. Peperoni? Corno da crapa. Questi vanno fatti essiccare? Sì. E dopo? Dopo già si fa la pasta agli olio, si fa un sacco di cose. Un sacco di cose, invece guardiamo queste due belle ragazze che portano la conca piena di fiori. I nomi? Aurora. Federica. E quindi brave perché partecipate a questa manifestazione. Giuseppe Paolucci, qui siamo con la Contrada di Colle Pizzuto, è giovane, quindi porta avanti questa tradizione. Sì, con molto piacere, perché queste tradizioni non si devono mai perdere. Noi qua vogliamo rappresentare praticamente la cantina di una volta.
quella dove, no, dove si faceva il vino, dove si mangiava, si beveva, si giocava a carte, insomma, quello che era la vita goliardica di una volta. Lulangianese e Ludone alla Madonna. E chi è Ludone? Ludone è la gioia di chi non ha più niente da sperare. Ludone è annista da sola, perché chi sta a chiedere più sole di noi che soffre in silenzio. Ludone è a fabri lucore alla gente che non sa che ci sta a chiedere che te Ludone per essa. Ludone è la sofferenza che sta dentro al cuore nostro. Ludone è il conforto che si dà a chi più te bisogna. Ludone è sapere che un desiderio si può avverare. Ludone è una carezza sofferta che distrugge l'anima. Ludone è la speranza che si dà a chi non sa donare. Ludone. Quanta cosa si può dire sopra Ludone, ma Ludone, senza sentimenti, che doni che? Per noi, questo è Ludone, a sfilare le corse, le conghe di rame in gape e le tratture addubbite, le citele in la biciclette e quelle che si tebbe in mani strette, che offre lo grano, che offre lo pane, che offre le chicocce, che offre le corna di crape e che in mezzo a tanta gente ne offre niente. Noi siamo gente umile di cuore e di anima. Non siamo gente stravagante e non vogliamo essere tale. Siamo gente testarda, ma dal cuore buono. Gente che fatica giorno e sera, un tozzo di pane. Gente che è insicura di se stessa per aiutare lo vicino. Siamo gente che la mattina e la sera faccio i piccirilli. Siamo gente che si segna in la croce. Gente che non dimostra ma dimostra. Noi siamo Ludone. Ludone più grosso che teniamo. Evviva la Madonna! Evviva la Madonna! E a proposito di giovani, due bellissime ragazze, almeno il nome lo dobbiamo sapere. Sara, Sofia. Di quale contrada? Villa Andreoli. Nelle sfilate di un tempo c'erano soprattutto le conche di rame, cariche di grano e decorate con fiori, conche che venivano portate con orgoglio e grande capacità dalle donne,
tra la conca e il capo veniva messo uno strofinaccio arrotolato, la spar in dialetto lancianese, ed aveva il compito di tenere in equilibrio la conca. Altro elemento che caratterizzava le sfilate dei donativi di un tempo era il coro. Le donne infatti intonavano delle preghiere rivolte alla Madonna. Quest'anno l'iniziativa ha avuto grande successo. Oltre 60 carri che sono stati allestiti e sono stati tanti i doni offerti per l'asta. Frutta, verdure, peperoni, uva, tante primizie, ma anche piatti pronti della tradizione contadina. Molti turisti sono arrivati in città per assistere alla sfilata e molti lancianesi che risiedono fuori regione sono tornati per l'occasione. Il lungo corteo è stato anche immortalato da tantissimi fotografi presenti ed ovviamente ripreso dai 1000 telefonini con selfie e video. Si può ben dire che è stata anche l'edizione più social realizzata fino ad oggi. Peperoni che vengono fatti rossicare e sono utilizzati per tante cose in cucina, per tanti questi singoli ingredienti per le tradizionali frittate. Altro momento caratteristico è proprio quello della vendita dei donativi. Questa si svolge nel pomeriggio in piazza Plebiscito ed ha sempre avuto come battitori personaggi caratterizzati dalla profonda lancianesità. Quest'anno è stato Francesco Kingo Paone il battitore, che ha proposto anche piatti pronti preparati dai ristoratori della città.
bambini festosi che distribuivano caramelle e dolcini e tanti applausi a zia Annette, ultra novantenne, che non è voluta mancare. Mentre percorreva a bordo del carro corso Trento e Trieste, cantava un inno alla Madonna che diceva: guardatela quanto è bella, venitela a vedere. Monsignore Emidio Cipollone, grande il culto nei confronti della Madonna del Ponte, il culto dei lancianesi. Assolutamente sì, qualunque giorno della settimana capiti l'8 di settembre, Lanciano si mobilita nella sua interezza, però quando capita o di sabato o di domenica come quest'anno, chiaramente l'afflusso è maggiore, tornano anche molte persone da fuori, c'è coinvolgimento anche di tutte le contrade numerosissime della città di Lanciano che con il loro dono esprimono una devozione antichissima alla Madonna, attraverso la quale si faceva presente la carità per i poveri, l'attenzione per i poveri, prima attraverso i frutti della terra proprio così come erano, oggi attraverso un'asta che a fine giornata permetterà di raccogliere del denaro che poi verrà consegnato per le opere di carità. Le origini di questa tradizione risalgono veramente a secoli fa? Sì, si perdono nella notte dei tempi ed è proprio questa la bellezza di queste tradizioni che noi dobbiamo mantenere vive nella fedeltà a ciò che il passato ci ha consegnato, ma in modo creativo, perché cambiano le persone, cambiano i tempi, cambiano i modi e quindi noi dobbiamo essere all'altezza di fare ciò che i nostri padri hanno pensato attraverso modalità nuove, più efficaci e più rispondenti ai tempi nei quali viviamo. La Madonna del Ponte appartiene ai lancianesi, fa parte della loro storia, delle loro origini. Ogni anno si aspetta, è un appuntamento al quale non si rinuncia. È certezza di una storia che si ripete e che continua. È gioia, commozione, rumore, colore, fede. Thank you.
sabato alle 20:30 dalla terra al mare.